Il campionato di pallavolo annullato e le Olimpiadi rinviate al 2021, anche i campioni sportivi sono bloccati in casa, come il capitano dell'ITAS Trentino, Simone Giannelli, che per una mattina è diventato scrittore. Luca Bindi. Cara Olimpiade, sei stata spostata, io penso sia stata una scelta giusta perché l'Olimpiade è una manifestazione che va vissuta e va goduta al 100%. Cara Superlega, sei finita troppo presto, forse si poteva aspettare un po' di più nel sospendere tutto. Cara Pallavolo, mi manchi sempre di più, mi manchi sempre di più perché mi rendo conto che sei la mia vita. Cari compagni di squadra, mi dispiace veramente tanto, avrei voluto combattere insieme a voi per ancora tante partite, non è stato possibile. Cari tifosi, anche voi non ho avuto il modo di salutarvi, mi dispiace molto, sono ovviamente rammaricato per questo perché avrei voluto passare del tempo con voi. Caro sport, sei una scuola di vita. Cari genitori, da tanto che non vi vedo, spero di vedervi presto, spero di tornare a Bolzano il prima possibile per fare un pranzo dei nostri. Cara nonna, non sono più venuto a trovarti, ovviamente, quindi anche te spero di vederti presto e di riabbracciarti forte. Cari medici e infermieri, siete i nostri angeli. Cari volontari, non è semplice mettere in gioco le proprie vite per salvaguardare quelle degli altri. Care forze dell'ordine, vi ringrazio anche voi per tutto il lavoro che state facendo, per il cercare di mantenere l'ordine. Cara libertà, penso che in questo momento tutti quanti ti stiamo sognando, ti stiamo desiderando. A te coronavirus, che sei un nemico ostico e che stiamo veramente facendo fatica a combatterti, spero che sparirai presto, spero che veramente uscirai presto dalle nostre vite e che riusciremo a vederti solo in un brutto passato.